Salve, io mi chiamo Roberto, sono il responsabile di questa associazione che si chiama AED, Associazione Evangelica Detenuti, e operiamo nelle zone Romagna Marche, in particolare Fossombrone, Forlì e anche Pesaro, e quest'oggi siamo qui appunto con questa iniziativa organizzata dal carcere di Pesaro. È un anno che abbiamo iniziato l'attività con le nostre volontarie. Abbiamo laboratorio di sartoria, decoupage, e si opera sia nel settore femminile che in quello maschile. Però per i dettagli passerei la parola, come si dice, a chi opera direttamente sul campo. Buonasera a tutti, io mi chiamo Pina e faccio anch'io parte di questa associazione. Vi presento i lavori svolti dai detenuti che sono con materiale di riciclo, tipo i sacchetti, delle reti, e realizziamo borse. Devo dire che i detenuti sono molto interessati a questo e vediamo veramente la loro voglia di imparare e di partecipare. Siamo un gruppo di 4 volontarie che operano nel carcere di Villa Fastigi, sia al femminile che al maschile. Insegniamo sartoria, cose di riciclo, insomma, come i sacchetti dell'immondizia. Facciamo vari tipi di lavori con queste cose, con le buste del caffè, con vari tipi di fettucce realizziamo borse e quant'altro. E quindi io ringrazio per questa opportunità che mi è data di presentare i lavori. Vi ringrazio tutti quanti, buonasera.